La protesta dei pastori sardi, come dice qualcuno, è sicuramente per il prezzo del latte, perché è il nostro fondamentale introito. È tutto qui, non c'è niente. Finché il nostro reddito non sarà a livelli accettabili per poter vivere, questa protesta continuerà. L'altro è cronaca di tutti i giorni, è cronaca di difesa dalle aggressioni della polizia, è cronaca di lotta con la politica, che ormai si protrae da più di 4 mesi. Hanno avuto tutto il tempo per risolvere la situazione, non l'hanno fatto, non ne hanno avuto né voglia, né volontà, né capacità, e noi continueremo finché avremo il nostro prodotto pagato dignitosamente, non chiediamo altro.
che è uno dei leader del movimento, e quindi sono in prima fila con loro, sono, li ho sempre accompagnati quando ho potuto. Stanno combattendo per i loro diritti. I loro diritti sono innanzitutto avere un lavoro, il loro lavoro è difficile, complicato da sempre e non è mai stato veramente pagato per quello che è. Si ritrovano ad essere sfruttati, a loro dire, insomma, a dire dei dati, delle statistiche, e soprattutto sia regionali sia nazionali. Il latte di pecora non è pagato e il prezzo, quello, per quello che viene pagato, non copre le spese di produzione. Perciò hanno deciso al limite, dopo delle manifestazioni che sono partite da luglio e sono perdurate per tutto agosto, con occupazioni di porti, di aeroporti, blocchi di strade, hanno deciso che forse l'ultima mossa era occupare il palazzo della regione. Questo alla regione non è piaciuto molto, molti hanno detto vabbè, se non ve ne andate non vi diamo risposte, e loro non se ne vanno, hanno giurato e rimarranno lì ancora per molto, solo per i loro diritti, solo per un prezzo del latte migliore, solo per aiuti, per ottenere, per l'approvazione di tutta la loro piattaforma. Avevano stilato, mi pare, 12 punti e vorrebbero che tutti i 12 punti fossero presi in considerazione e fossero approvati, e stanno ancora aspettando, nessuna risposta. I problemi è che noi stiamo producendo sotto costo. A me produrre un litro di latte mi costa 95 centesimi, l'industriale me lo paga a 54 centesimi, non lo so se è un problema quello. A produrre un agnello a me mi costa 40 euro, me lo pagano 25 euro, quelli sono i problemi dell'allevatore oggi. Oggi e ieri, è 4-5 anni che sta andando così. Ci hanno tagliato la strada su tutto, sulla vendita dei nostri prodotti, latte, carne, sulla serie di cose legate ai regolamenti sanitari messi su dal sistema sanitario nazionale e anche regionale. Non abbiamo più potere d'acquisto in base alle entrate che abbiamo, nel senso che stiamo guadagnando in lire e l'euro è entrato già 8 anni, stiamo guadagnando in lire e spendendo in euro. Non ha potere d'acquisto perché questi prodotti sono fermi agli anni 80-85, dove il litro di latte si pagava, il litro di latte e un vino, 1.600, 1.700, 1.800 lire. Quest'anno abbiamo realizzato ancora meno, tradotto in euro abbiamo realizzato 60-65 centesimi. Diteci voi, chi ci ascolta, chi ci vede o in internet o da qualsiasi parte, di che cosa dobbiamo campare noi. Siamo una società lavorativa di gente che come numeri arriviamo a 40-50 mila aziende, con una media occupazionale di almeno 100 mila persone, terziario che specchia almeno altre 200.000 persone, tradotto in cifre 300-400.000 persone ruotano al mondo delle campagne. Ci stiamo fermando noi e ci fermeranno. La politica che si mette in testa di fare le cose come si deve, perché sono deputati da noi tramite il nostro voto a difendere gli interessi nostri e dell'intera collettività, solo che fino adesso non hanno difeso e tenuto conto solo degli interessi del loro portafoglio e della loro poltrona, sia a destra che a sinistra che centro, sono tutti nella stessa barca, che non ha fatto fino adesso da 20 anni a questa parte niente e nessuno si è mosso a portare avanti la nostra causa ed avere un minimo di senso civico e di mettersi a lavorare per difendere i nostri interessi e tutelare anche la nostra cultura. E la cultura in un popolo come il nostro, allocata soprattutto nel mondo della pastorizia, quando manca non possiamo più andare a prenderla in una bancarella.